Il turismo sostenibile, quello che fa riscoprire spazi e luoghi ricchi di fascino e storia, la bellezza dei piccoli comuni incastonati tra valli e colline e la ricchezza di tradizioni, di prodotti locali, di artigianato. E il turismo che piace, che fa bene, sul quale si punta per portare economia in quelle realtà che hanno pesantemente subito lo spopolamento. A Gesso Palena, piccolo borgo, la cui parte più antica è denominata Petra Lucente, si è svolto l'evento Abruzzo, Regione del Benessere e Valorizzazione dei prodotti enogastronomici, durante il quale è stato siglato un patto di collaborazione fra i comuni di Gesso Palena, Montenero Domo, Casoli e l'Agenzia per la Promozione e Turismo Sostenibile Popoli Terme. La Regione Abruzzo vuole essere regione del benessere e ne ha tutti i numeri per le sue bellezze, per la sua enogastronomia. E Benigno D'Orazio, che è amministratore dell'una PTS, poi diciamo cosa significa questo acronimo, ci sta lavorando da tanto, addirittura con una legge regionale. Quindi da dove partiamo? Allora, partiamo da molto lontano, partiamo dalle merende al parco a Torre Cerrano con i bambini, dove accanto all'educazione ambientale in senso classico andavamo a dare con la pediatria di Atri i consigli nutrizionali per far apprezzare il pane locale, le cose locali rispetto alla, ai cioccolati che si vedono in televisione, eccetera. Quindi parte da lì. Parte da un articolo di Huffington USA che ci definisce la quinta regione al mondo per qualità della vita e poi queste esperienze hanno dato vita a quel programma Abruzzo Regione del Benessere che si è trasfuso in norma della regione con la legge 3 del 2020 e che declina tutta quella serie di attività che noi vogliamo fare per promuovere la regione in tutti i suoi sensi, ovvero promuovere la qualità della vita, quindi a vantaggio dei nostri cittadini, e fare di questa qualità l'elemento attrattivo per chi viene dall'estero. In fondo, se i turisti inglesi, americani oggi sono attratti dall'Abruzzo, lo dobbiamo proprio a questo, perché qui trovano degli anfratti, diciamo così, di civiltà, delle nicchie, come per esempio in questi paesi, a Gesso Palena, a Montenero, a Torricella, a Casoli, eccetera, che oggettivamente non ci sono nelle grandi città e quindi possono diventare dei rifugi, tra virgolette, dove noi dobbiamo essere bravi a promuovere da un lato ed essere bravi ad accogliere al meglio questi turisti. E quindi questo programma porta in sé tutte queste cose: educazione al benessere nelle scuole, formazione delle guide del benessere e poi ovviamente questa agenzia per la promozione del turismo sostenibile che cercherà di promuovere questa parte della regione, quella che noi siamo stati bravi, dico noi come abruzzesi, a conservare per tanti anni e oggi costituisce un patrimonio su cui fondare un rilancio autentico di quelle che io definirei le aree centrali, le aree culturali di questa regione che sono nei paesi non di mare, diciamo così. Ecco, questa progettualità sta creando tanto interesse nei comuni. Oggi questa sottoscrizione del patto tra Gesso Palena, Casoli, Montenero Domo, diciamo con grande soddisfazione anche dei sindaci che fanno già tanto, però ecco, stare insieme, uniti, c'è più forza. Io credo che il successo di questa iniziativa sia proprio nei dati. Noi abbiamo sottoscritto oltre 35 patti di collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, per esempio con Trenitalia, con cui facciamo il co-marketing, eccetera, eccetera. Abbiamo sottoscritto già 20 patti di collaborazione con i comuni, non solo d'Abruzzo, anche Acqua Santa Terme. Nei prossimi giorni sarò a Bagni di Lucca per fare un lavoro su questo tipo di discorso che stiamo promuovendo anche fuori dall'Abruzzo e diciamo tutte queste cose arrivano addirittura prima dell'inaugurazione che ci sarà a fine mese o i primi di giugno a Popoli. Quindi capite che c'è un successo sull'idea che noi stiamo portando avanti. Noi speriamo, insieme alla Regione, di essere all'altezza del compito che ci è stato affidato e dare qualche segnale con umiltà, ma qualche segnale importante per le nostre comunità locali.
Abbiamo visto anche qui l'ottimo vino, anzi lo abbiamo gustato, e questa rientra in una delle caratteristiche, una delle ricchezze, direi, dei piccoli comuni. Gessopalena, su questo vitigno, pensare a Gessopalena come città, tra virgolette, del vino, io penso che nessuno ci avrebbe scommesso. E poi anche un segno, come dire, della storia, del destino, una persona sfuggita all'eccidio nazista, che poi conserva questo vitigno, e questo vitigno costituisce un elemento fondamentale per la ripresa turistica e enogastronomica di questo paese. Diciamo che insieme mette una storia fatta di dolore ad un presente fatte di idee, di prospettive e anche già di qualche realizzazione importante. Io questo vino lo consiglio, sarà per pochi perché sarà un vino di nicchia, però oggettivamente hanno fatto un lavoro straordinario. Le Terme di Popoli, ultima cosa? Ma noi dobbiamo fare in modo che il termalismo in Abruzzo rinasca. Quindi vogliamo essere protagonisti di questa rinascita. Hanno inaugurato altre terme, altre ne saranno ancora, quindi una realtà che fino a qualche anno fa era l'anno zero, perché purtroppo tra fallimenti, Covid e quant'altro erano tutte chiuse più o meno, adesso sta riprendendo e noi vogliamo fare la nostra parte. Abbiamo sottoposto alla regione, alla ricostruzione, una serie di progetti, alcuni dei quali sono stati già accolti, e speriamo di poter lavorare in questa sinergia, perché questa agenzia nasce da un partenariato speciale pubblico-privato con la città di Popoli Terme, che ha cambiato nome per seguire questi progetti. Io quindi credo veramente tanto in questa cosa e fondamentalmente ritengo che possa essere una realizzazione importante. Dobbiamo avere la forza e la capacità, la costanza, la perseveranza di credere nel progetto e di portarlo avanti come stiamo facendo finora. Tutti d'accordo per una promozione turistica del territorio dove si mettano in rete le varie iniziative che si stanno portando avanti, oltre ai sindaci dei comuni interessati al patto di collaborazione, presenti anche Tiziano Teti, presidente del GAL Maiella Verde, Camillo Zulli, direttore Biocantina Ursogna, Aurelio Manzi, componente del Comitato Tecnico Scientifico Maiella UNESCO Geopark. Il parco ovviamente fa gli sforzi per tutelare l'ambiente, la biodiversità vegetale e animale, e anche i geositi, però il Parco della Maiella è molto impegnato nel tutelare anche le comunità umane. Cioè, in che senso? Nel permettere alle comunità umane di rimanere nel territorio del parco e avere lavoro, e quindi si sta molto impegnando il parco nel promuovere l'economia di questi territori. L'economia turistica in primo luogo, ma non solo l'economia turistica, ma anche le forme di economia del primario, agricoltura, allevamento, eccetera. Ormai questa è anche una scommessa che il parco sta portando avanti. Insomma. Mario Zulli, sindaco di Gessopalena, è proprio nel suo comune è stato sottoscritto, diciamo, questo patto, dove si parla di una promozione di un intero territorio. Certamente, oggi è un momento importante, quello di oggi, per il nostro comune e per le comunità di Casoli e di Montenero Domo, perché abbiamo siglato con la PTS un patto importante, il primo passo verso un rilancio condiviso delle aree interne che purtroppo subiscono i danni relativi allo spopolamento, e che in qualche modo possono solo in maniera coordinata e condivisa rilanciare le loro bellezze, le loro tipicità, le loro biodiversità. A proposito di tipicità e biodiversità, qui avete rilanciato un qualcosa di veramente eccezionale. Sì, grazie appunto alla collaborazione con le università degli studi di Teramo e di Perugia, e grazie all'apporto della Regione Abruzzo, quest'anno abbiamo iscritto il nostro vitigno autoctono, il Nero Antico, nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite, e quindi abbiamo il secondo vitigno a bacca nera d'Abruzzo riconosciuto a livello nazionale. Questo è sicuramente per noi un onore e speriamo possa essere anche il trampolino di lancio per il recupero dell'economia del nostro territorio, delle aree interne, perché l'auspicio è che ci sia un interessamento anche da parte dei giovani a riscoprire il valore della terra, il valore del territorio, il valore della propria identità.
Le sinergie sono importanti. Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, lo ha ribadito nel suo intervento. Abbiamo la consapevolezza proprio di creare sinergie tra i territori, sia per promuovere i servizi a disposizione di coloro i quali verranno a visitare i nostri territori, e sia i nostri cittadini per trovare dei servizi da poter erogare sia agli anziani, sia ai giovani, sia ai bambini con le scuole. Poi è un progetto che possiamo fare tranquillamente anche con le scuole di tutta la provincia per promuovere il cosiddetto concetto di One Health. Voi avete anche visitato le Terme di Popoli? Sì, siamo stati assieme al vice sindaco di Gessopria proprio a visitare le Terme di Popoli per capire quali servizi si possono offrire. Allo stesso tempo, oltre i servizi alla salute e il benessere della persona, anche della spiritualità e della mente della persona, anche di promozione dei prodotti tipici del territorio, quali possono essere svariati tipi, dal miele, dal cioccolato, dai salumi, dai formaggi, un po' di tutto, proprio per rendere l'Abruzzo centralità dell'Italia. Piccoli comuni, piccoli per numero di abitanti, ma sono grandi e ricchi anche di energie e di passione. Il sindaco di Montenero Domo, Angelo Piccoli, che ha sottoscritto questo patto. Sì, questa sera abbiamo sottoscritto questo patto importantissimo per tutto il territorio, ma credo che possa riportare dei risultati, dei buoni risultati anche per la nostra comunità di Montenero Domo, che a Montenero Domo ci sono diverse aziende agricole, quindi che per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti tipici ce ne sono abbastanza. Ci sono la nostra caratteristica, che queste aziende sono gestite da giovani soprattutto, e questo ci dà molta fiducia per il futuro. Naturalmente c'è bisogno di dare una spinta e quindi di fare rete insieme agli altri comuni per poter migliorare un attimo anche la conoscenza del nostro vasto territorio, che è ricco di emergenze culturali anche. Ricordiamo sempre il parco archeologico di Juvano, ci troviamo nel parco della Maiella, quindi poi stiamo portando avanti già altre iniziative sia col parco che con la cantina di Orsogna. E c'è chi è andato alla ricerca di quel qualcosa che può fare la differenza in un piccolo comune. Sto parlando del vice sindaco Tiberini, il vice sindaco di Gessopalena, che all'inizio era un po', una scelta visionaria, quella di andare a recuperare un antico vitigno. Poi invece si è rivelata una scelta vincente, che sta portando a far conoscere anche sotto un altro aspetto Gessopalena. Sì, è stata una scommessa. All'inizio sì, siamo stati un po' visionari, forse un picciolo di follia c'è stato in questa avventura, ma d'altronde si trattava di riscoprire le nostre origini, non inventare nulla di nuovo. Noi siamo tornati indietro con la storia, abbiamo visto che nel 1700 nel catastronciario Gessopalena era pieno di vitigni, per cui non abbiamo fatto altro che innovare la nostra tradizione, andare tornare su questi vitigni e caratterizzarli con l'aiuto di due università, l'Università di Teramo e l'Università di Perugia. Abbiamo fatto il dossier di registrazione nel Registro Nazionale della Viticoltura, è stato un percorso denso di ostacoli, di pit stop durante il percorso, ma finalmente a ottobre abbiamo avuto questa registrazione, e quindi il Nero Antico è diventato il secondo vitigno a bacca rossa, bacca nera d'Abruzzo. Non solo, avete anche registrato ovviamente il marchio, il logo. Sì, abbiamo registrato il marchio Pretalucente, per cui il Nero Antico coltivato a Gessopalena avrà questo marchio registrato nell'Ufficio Italiano Brevetti, e quindi solo quello coltivato a Gessopalena si potrà chiamare Nero Antico di Pretalucente, e mentre quelli coltivati fuori dovranno chiamarsi per un altro nome. Questo per caratterizzarlo ancora di più, legandolo al territorio, perché anche le caratteristiche organolettiche del vino è particolare, perché il nostro territorio è un territorio ricco di gesso, non a caso ricco di gesso come quello dove si coltiva lo champagne, e i valori di acidità del vino sono pressoché uguali. Tanta ricerca anche nell'etichetta, anche lì si va a valorizzare un aspetto storico. Sì, abbiamo ripreso una descrizione che fa Edward Lear, uno scrittore inglese che nel 1837 fa un giro in Abruzzo e descrive ogni paese che passa, descrive quello che trova. Passando per Gessopalena rimane colpito da un enorme mercato di uva e dall'aspetto civile dei residenti, perché noi abbiamo ripreso questa immagine, l'abbiamo trasformato in etichetta, e questo signore col cappello a punta, come lo descrive Edward Lear, si appoggia sulla nostra pietra di gesso a garanzia della nostra origine.